quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, qui è Franca Paolo, ci siamo qui con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo episodio, penso sia il quarto, di Photo Royale. Una serie che era partita abbastanza lentamente, poi piano piano, visto che vi è piaciuta sempre di più. A molti, lo so, non piace, a altri, molti di più, piace. Di conseguenza continuo a portarla, anche perché personalmente mi diverte. Vedo che poi ci sono una marea di richieste sotto i video. Quella di oggi è la richiesta di trasformare CiccioGamer89 nel gigante di Clash Royale. Premetto, visto che ci sono state davvero tantissime polemiche intorno alla figura di CiccioGamer89 ultimamente, io vi chiedo gentilmente di evitare pareri su CiccioGamer, sulla sua persona, sul suo fisico, su qualsiasi cosa qui sotto nei commenti, perché se li trovo io li cancello se non sono inerenti al video. Se invece sono commenti inerenti al video in cui mi dite potevi far così, potevi far colà, o comunque mi proponete altre truppe, va bene, ma non voglio creare flame inutili sotto i miei video perché davvero non ce n'è bisogno. Mi avete proposto voi questo Photo Royale e quindi trasformiamo CiccioGamer nel gigante royale. Ok ragazzi, la foto di partenza è la seguente. Allora, c'è un Ciccio Gamer che c'ha un'espressione un po' strana, un po' anche abbastanza inquietante, potremmo dire. Mentre la foto del gigante, non del gigante royale, forse mi sono sbagliato poco prima, è la seguente. Allora, cose da cambiare. Ovviamente i capelli il nostro Ciccio ce li ha ancora, mentre il gigante royale li ha già persi da un bel po'. È ancora il gigante, Vacco Canchero. Il gigante senza royale ha due sopracciglia che, mamma mia, ci sta dentro praticamente un esercito. Potrebbero nascondersi goblin all'interno di queste ciglia. E poi c'è una barba abbastanza particolare che gli passa sotto il mento. Quindi dobbiamo trasformare il nostro Ciccio in questo gigante. Prima cosa da fare, io lo renderei pelato, in maniera da toglierci un attimo il problema dei capelli. Per renderlo pelato, la cosa più semplice sarebbe prendergli la testa, Gliela incolliamo letteralmente sopra la fronte. Ecco, in questa maniera. E se vedete come funziona, noi gli stiamo ingrandendo a dismisura la testa e lo stiamo rendendo in un certo senso la puttana. Aspettate, che qui allora, il senso l'abbiamo capito. Poi adesso gli sistemo un attimo, perché altrimenti qui mi sembra che ci abbia una qualche malattia strana alla testa e all'apparato cranico. E gli sistemiamo giusto così la fronte. Bellissimo. Cioè, ditemi che non ha una pillere, che non ha un po' di sexaggine questa testa, questa fronde. Ok, in questo modo. Dove cazzo sto andando con questa sedia? Gli abbiamo trasformato la testa in una testa un po' più testosa e un po' meno capellosa. Ora, cosa manca? Vado a vedere se riesco a trovare una barba arancione e a cercare di mettergliela appunto addosso. Non avendo trovato una barba consona, ho pensato, ma perché non ci pigliamo direttamente quella del gigante royale, così da renderci le cose anche un attimino più easy? Quindi noi ci prendiamo proprio così, in maniera totalmente semplice, la barba del gigante royale, del nostro carissimo gigante, che non è il gigante royale, porco cane, e la spostiamo dalla parte del carissimo Ciccio Gamer. Quindi gli abbiamo proprio preso la barba dal gigante royale, gliel'abbiamo staccata, gliel'abbiamo attaccata al nostro carissimo essere qua, che si sta trasformando sempre più in quello che dovrebbe essere un gigante. Quindi siamo riusciti a fissargli la barba. È una roba che, ragazzi, voi non potete immaginare l'inquietudine di quest'opera. Io sembra Rapunzel l'inversione, ti vengo a cacciare nel letto e a smembrarti le budella. Riflettiamo in orizzontale e gliela possiamo mettere anche da questa parte, però con calma gliela facciamo congiungere qua. E abbiamo rimediato anche al fatto che comunque la testa di Ciccio spuntasse da dietro. Quindi vedete che già in questo istante sta diventando sempre più simile al gigante royale. Fluidifichiamo un attimo, fluidifichiamo sta parte qua. Perché? Perché c'ha un sorrisetto un po' più... esatto, il gigante royale c'ha proprio un sorrisetto così. C'è il gigante, guardate, vedete che c'ha il sorrisetto che va ancora più su. Quindi gli fluidifichiamo di nuovo e glielo tiriamo un po' più su.
Che bello. Ma che bell'uomo che sta uscendo. Poi, cosa importante, prima di passare alla faccia, direi di impossessarsi di, oh la Madonna, di queste sopracciglia davvero belle e davvero sexy, che mamma mia mi fanno attizzare. Le copiamo e gliele incolliamo, che sembra una carota, però vabbè, dettagli. Gliele incolliamo qui sulla nostra, se non è nostra, ma vabbè, avete capito, sulla fronte, al posto delle ciglia precedenti del nostro ciccio. Spostiamo anche questo sopracciglio dove c'è l'altro occhio, insomma, e cerchiamo appunto di sistemarglielo così. Cioè, mamma mia. È lui il gigante royale. È lui in persona. Però ho notato una cosa. Innanzitutto direi di spostargliela anche un po' più in basso, perché vedete che qui il gigante ce l'ha proprio sopra gli occhi. Poi ha gli occhi un po' più piccoli, quindi glieli rimpiccioliamo. Vi ricordo che con Surreal Power noi li avevamo aumentati, mentre qui mi sa che ci tocca rimpicciolire questi occhi. E perfetto. Ok, e adesso è già più il gigante royale. Magari il gigante royale ce li ha un attimo azzurri, quindi andiamo su un azzurro non così, magari un pochino meno accentuato, ecco, e gli dipingiamo gli occhi di azzurro in maniera tale da renderlo proprio lui. Cioè l'inconfondibile DOP gigante royale. Adesso c'è. L'ultima cosa che manca, come avevo anticipato, è sta barba qua, che a me non piace per niente. Cioè non mi piace perché non ce l'ha il gigante royale. Il gigante royale c'ha solo i baffoni, va fiero di quelli, non gli serve la barbetta qui in faccia. E quindi dobbiamo usare un pennello correttivo per riuscire a levargli questa barba. Non è facile, ragazzi, perché comunque ne ha un bel po', quindi riuscire a levarla tutta la vedo abbastanza dura, ma ce la si può fare. Proviamo a cancellargli questi baffetti da che ormai sono diventati dei baffi tipo quelli dei moschettieri, non so se avete presente. Non dei moschettieri di Clash Royale, per intenderci, perché quelli lì i baffi non li hanno, essendo delle donne. Almeno lo si spera, perché altrimenti è plausibile che oltre ai baffi tengano nascoste anche altre cose di cui non voglio parlare in questo momento e che non voglio sapere. Ora, gli sto prendendo praticamente, per chi non lo stesse capendo, sto prendendo il colore del naso per riuscire a sistemargli qua. Sistemagli in pratica il colore qui del mento. Ed è venuto. Quindi ora non manca niente, perché alla fine è a posto così. Cioè, guardate, è lui. Manca soltanto qui il sacco come vestito, ma quello lì, questo qui. Vabbè, dai, proviamo a metterlo. Siamo riusciti a mettergli anche il sacco come vestito. Ora faccio un unisci visibili. Ed è qua che si conclude il nostro operato. Possiamo ammirare la somma magnificenza che si mostra in questo esemplare di ciccio gamer gigante. Le folte ciglia a ricoprire degli occhi così espressivi. Una barba del colore del sole del tramonto che gli taglia la fronte, le guance forse, la fronte si spera di no, oltrepassa il viso, un viso sorridente, un viso quasi maligno che ti sta dicendo: stanotte vengo nel tuo letto e ti mangio vivo. Ragazzi, da Tola fa tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento se apprezzate la serie, se apprezzate il video in particolare. Vi ripeto, l'ho fatto per scherzare, l'ho fatto per riderci sopra, quindi spero che anche voi abbiate fatto un paio di risate dopo aver visto il risultato finale. Da Tola fa tutto, vi ricordo, seguitemi su Telegram, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video.